Invece Alessandro Del Piero, che è in studio anche lui, che emozioni ti dava? Tu eri in tribuna al Bernabeu quando segnò due gol, e lo hai applaudito quel giorno. Stiamo parlando di due cose diverse. Non è vero. È un grandissimo giocatore. Del Piero è un fuoriclasse. Grazie. Questo è vero. Del Piero ci ha fatto vedere delle cose che oggi no, purtroppo si vedono di meno. Per quello le dico a Del Piero che continua a giocare, che si diverta, come se l'ho detto a Totti, come se l'ho detto a Ronaldinho, perché dopo quando ti viene la vecchiaia e vuoi giocare il calcio, non puoi più. Mentre si possa uscire in campo a fare del tocco, della magia che faceva Del Piero, che fa Totti, che continuano a giocare per il bene del calcio. Ma Diego, volevo chiedere a Del Piero se tu ti ricordi quella notte lì dove c'era, che ti è stato detto che c'era Diego Armando Maradona al Bernabeu, certo, ad applaudirti, perché tu con quella pallina da tennis quando eri piccolo in casa ti allenavi sulle punizioni, imitando le punizioni di Maradona. Innanzitutto ciao Diego, grazie mille per quello che hai detto. Io sono cresciuto vedendo lui palleggiare con le arance o con qualsiasi cosa che si potesse, insomma, che non si potesse palleggiare, lui ci riusciva. E quindi sono cresciuto vedendo lui, i suoi gol, le sue magie, il mondiale dell'86, eccetera, eccetera. Quindi per me è stato un maestro, diciamo così, sotto tutti sotto profilo tecnico, un giocatore, come diceva Giancarlo, incredibile, voglio dire. Quindi mi ricordo di una foto strappata a Torino tanti anni fa, quando ho saputo che era lì di passaggio, e poi il Bernabeu sicuramente è stato emozionante sapere che lui era lì ad applaudirmi, ma non solo, insomma, se Billy gli ha tirato i calci e Giancarlo ci ha giocato contro, io ci ho anche giocato insieme 2 anni fa a Roma durante una partita interreligiosa in favore della pace, per cui ho quest'ulteriore fortuna. Mi dispiace per voi, ma è così. C'è sempre qualcosa in più. Del Piero c'è sempre quella cosa che nessuno di voi. Ultima, prima.